Ciao a tutti da Nicola Castiglione della Selezione Nazionale Piloti e benvenuti a Racing Time numero 213. Oggi, ragazzi, ho temuto veramente tanto di non poter fare la puntata perché praticamente da questa mattina manca la luce qui a Centuripe. Siamo in totale blackout, l'hanno data solo pochi minuti fa e quindi eccomi qui a fare la puntata che tra l'altro doveva, mi dico la verità, essere molto molto diversa da questa, però ci voleva un po' di tempo per prepararla e invece nulla, è andata così. Quindi comunque oggi sarà ricca di contenuti, ma non con i contenuti che avevo pensato di prepararvi per oggi. Vi riproporrò quanto avevo pensato nelle prossime puntate. E invece, a proposito di puntate, ricordate la puntata numero 209? Quando vi parlai del test di Sainz a Fiorano. Ebbene, questo test è stato secondo me molto importante e ci avevamo visto giusto per diverse cose. Per quale motivo? Questa mattina ci arriva una comunicazione un po' a denti stretti che ci dà la conferma di tutto quello che vi avevamo anticipato. Praticamente i lavori al fondo sono stati incentrati da parte della Ferrari soprattutto per quel che concerne l'irrigidimento del fondo. E tutto questo perché? Per limitarne un po' la flessione, che prima della direttiva tecnica 39 era uno dei punti di forza, se non il punto di forza maggiore della Ferrari, e limitarne quindi un po' la flessione, in modo da poter abbassare un po' più la vettura rispetto al suolo e riuscire ad avere valori di deportanza molto importanti, ma al tempo stesso migliorare la vettura anche dal punto di vista meccanico, perché avendo un fondo un po' più rigido che flette meno, la taratura delle sospensioni può ritornare morbida come lo era praticamente prima del Gran Premio del Belgio, e quindi i piloti si ritroveranno tra le mani una vettura molto più guidabile, molto più prevedibile e anche con un po' di tenuta in più, un po' di deportanza in più. Al tempo stesso è vero che se tu vai a irrigidire un pochino il fondo, non fai altro che aggiungere un pochino di peso, però secondo me pesando, a proposito di peso, queste due come dire, questo pro e questo contro sono molto di più i pro che non i contro. Quindi, secondo me, la Ferrari ha fatto la cosa giusta, poi ce lo dirà la pista. Altro discorso, ovviamente non sono solo queste, ci saranno anche degli altri piccoli dettagli che avranno cambiato. Ad esempio, è possibile che abbiano introdotto delle traversine un po' in stile Red Bull, che in questa zona qui, all'interno della scocca, ha delle traversine che servono ad agganciare il fondo e quindi limitarne la flessione. Tra l'altro, Red Bull, vi ricordo che qui non ha il tirante e non l'ha quasi mai avuto. Tutto ciò a dimostrazione che in quella zona c'è poca flessibilità da parte del fondo e Red Bull ha iniziato a lavorare in vista della direttiva tecnica 39 già molto prima del Gran Premio del Belgio. Oltretutto loro hanno iniziato lì a irrigidire parecchio in quella zona il fondo per poi andare a dimagrire tutta la vettura in altre zone. Un'altra cosa che potremmo vedere a Singapore sarà l'assenza del tirante, ma questo lo dirà ai tecnici, agli ingegneri Ferrari solamente il primo turno di prove libere, perché se il fondo sarà stato irrigidito a sufficienza in quella zona è possibile che si pensi di togliere il tirante. Questo non è detto che venga effettivamente fatto, però è una possibilità che sarà tenuta in considerazione. Solamente i dati che arriveranno dalla pista, dalle prime FP1, potranno dire se effettivamente questa sarà una modifica da fare o meno. Però c'è un'altra variabile, purtroppo, ovvero quella del meteo. Praticamente si dà a Singapore 3 giorni di piogge improvvise, cioè ci sono a Singapore, le previsioni dicono questo, 3 giorni di piogge improvvise e anche abbastanza violente, alternate
a temperature abbastanza alte, più o meno si parla di 27 gradi di temperatura ambientale e momenti di sole, quindi un gran bel casino che va a, come dire, arricchire un po' tutto il weekend. Speriamo che tutto ciò non remi contro la Ferrari. Andiamo avanti con la puntata perché c'è un'altra notizia bomba che è venuta fuori proprio oggi. Partiamo un po' da quando vi avevo detto che la comunicazione da parte della FIA del calendario aveva un po' indispettito Liberty Media. Ricordate? Ebbene, deve essere successa, cioè un po' di maretta ci deve essere stata dietro le quinte, perché oggi viene fuori una comunicazione che nessuno si aspettava, ovvero le gare sprint nel 2023 saliranno da 3 a 6. Ma se ricordate, questa proposta qui era stata bocciata con tanto di comunicato perché la FIA aveva chiesto a Liberty Media ben 12 milioni di dollari, una bella cifra. Ebbene, adesso invece retromarcia clamorosa, non sarebbe la prima volta, e nel 2023 avremo ben 6 gare sprint, quindi se non erro una ogni 4 gare, non sono poche. E come dice il nostro caro iscritto, è da un po' da un mesetto a questa parte anche pilota ufficiale della selezione Marco Aiello, praticamente siamo sicuri che 3 power unit possano bastare per tutta la stagione, ma io credo proprio di no, cioè sono veramente poche, quindi a questo punto mi attendo una comunicazione in tal senso da qui a dicembre e questa comunicazione farebbe benissimo in casa Ferrari, quindi vediamo quanto Binotto, l'ho detto anche la scorsa puntata, sia in grado di spingere in questa direzione il regolamento, visto che ormai tutto ciò che viene fatto in pista vale tanto quanto tutto ciò che viene fatto a livello politico, quindi vedremo un pochino. Poi, un'altra cosa che potremmo non vedere più a partire dalla prossima stagione o al più tardi dal 2024 sarà la Virtual Safety Car, cioè questo modo barbaro di andare a condizionare le gare potrebbe finalmente sparire e io mi auguro che veramente succeda. Sarà oggetto di discussione della prossima riunione della F1 World Motorsport Concilium bla bla bla. Bene, poi invece una cosa l'ho cannata alla grande, cioè proprio l'ho sbagliata. Oggi doveva esserci un comunicato e c'è stato da parte della Sauber Alfa Romeo in merito a una cosa importante. Io vi avevo detto, volete vedere che comunicheranno l'entrata in società dell'Audi e invece ho sbagliato di netto. La comunicazione riguarda il secondo pilota, Guan Yu Zhou, spero di averlo detto bene, che è stato riconfermato anche per il 2023. E onestamente io mi sarei stupito del contrario, perché se vogliamo considerare, va forte, porta un sacco di soldi. Spesso e volentieri batte anche il proprio compagno di squadra che viene pagato veramente bene dal team, perché non confermarlo? Sarebbe stato un controsenso pazzesco. Quindi mi attendevo questa cosa che è andata nella direzione della scelta più logica. Andiamo avanti con una nota di colore che riguarda la McLaren, che nel Gran Premio di Singapore e in quello del Giappone, quindi nei Gran Premi ad Oriente, si presenterà con una nota, anzi più di una nota, di rosa, non so come l'hanno chiamato loro, ma io lo chiamo rosa shock. Guardate un po' la monoposto da varie angolazioni e indubbiamente non passerà inosservata. Poi, in ultimo, volevo farvi vedere per quel che riguarda la Formula 1 questa immagine che ritrae praticamente quelli che sono stati i piloti vincitori del Gran Premio di Singapore, tra l'altro nelle ultime 10 edizioni. Ebbene, il pilota che più ha vinto a Singapore è Sebastian Vettel. Immaginate, ha ben 5 successi, se potete vedere. Immaginate un clamoroso ritorno alla vittoria, molto molto improbabile, visto l'auto che guida proprio qui in questo Gran Premio. A me, onestamente,
se proprio non deve vincere la Ferrari farebbe un sacco di piacere. Bene, chiudiamo la puntata con due notizie. Una riguarda la MotoGP. Allora, sicuramente avrete riconosciuto l'eroe dei due mondi per quel che riguarda le due ruote, ovvero Danilo Petrucci, che sostituirà, scusatemi, Joan Mir durante il prossimo Gran Premio di MotoGP al volante, anzi al manubrio in sella, ecco come si dice per quel che riguarda la MotoGP, in sella alla Suzuki. Ebbene, Danilo Petrucci è incredibile perché ha una versatilità pazzesca. Intanto è l'unico pilota al mondo ad aver corso in MotoGP ed aver vinto anche una tappa della Dakar, quindi già qui è entrato nella storia. Poi praticamente che cosa fa? Scende dalla MotoGP, va alla Dakar, poi scende dalla Dakar, va in Superbike, poi che cosa fa? Non c'ha nulla da fare, ritorna in MotoGP. Incredibile e simpaticissimo, nonché forte questo pilota. Mi dispiace che abbia perso veramente per un soffio il campionato americano di Superbike, che peccato però comunque è arrivato secondo e se l'è giocata fino all'ultima gara. Chiudo questa puntata, più corta del solito, proprio per il motivo che vi ho spiegato a inizio puntata, questo blackout incredibile che abbiamo vissuto oggi qui a Centuripe. Adesso mi faccio i pannelli fotovoltaici con l'accumulatore, così se dovesse ricapitare sto in santa pace. Allora, con un messaggio che riguarda i vostri commenti. Allora, può capitare che io rispondo a un commento, poi voi mi diate una successiva risposta, ma io non la vedo più. È già capitato, è un problema, credo, di YouTube, perché non mi segnala più il messaggio, quindi io non lo vedo perché già ho risposto. Allora vi invito magari a scriverne uno ex novo, in modo che sia non visto da me, YouTube me lo segnala e io me lo vado a guardare e possa rispondervi nuovamente. Proviamo così perché mi dispiace non rispondere alle vostre risposte a una mia risposta. Un po' di casino l'ho fatto. Comunque, bene ragazzi, per questa puntata, una delle più brevi dell'ultimo periodo, è tutto. Vi ringrazio di avermi seguito sin qui. Vi invito a lasciare un like, un commento ed eventualmente un nuovo controcommento. Poi a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Spero di aver migliorato un pochino la situazione delle luci. Nei prossimi giorni arriverà il faretto con il diffusore, quindi andrà ancora meglio. Ora mi sto arrangiando con un po' di lampadine, guaciù e via discorrendo. E grazie, al solito, condividete il video sui vostri social se vi è piaciuto. Ci vediamo domani per un altro video, sempre qui sul nostro canale, sempre con Racing Time, il TG dei motori, come me lo avete definito voi. Allora, un bacio a tutti, un saluto e anche un mazzo di fiori per chi non vuole nel bacio nel saluto, come mi avete suggerito voi, credo Stefano. Ciao da Nicola Castiglione dalla Selezione Nazionale Piloti, è tutto, ci vediamo domani.